It has the cube, the sphere, the line, the interior and exterior space of a modular space, and typical spatial situations. It is the story of the reinterpretation of these forms. The discovery has been to use the world as a stimulus for us to start the drawing around the theme. Okay? That's it. I mean, it's very easy to understand, you know, we just start with some primary figure, like the cube, the sphere, the line, the arc, inside, outside, you know, and then it's just like a game. From this part, just we did some drawings about this kind of sign, you know, So it's very important for us the relationship between the world and the design behind. Go on. Square. Each of these basic forms encloses a prototype, a spatial situation as shown with this piazza. This drawing rediscovers in architecture Braque's experiment, to take the table away, leaving the objects in itself standing. Yes. Yes, this one. Dico solo questo. Sì. This is a building in which the staircase no, forms it's not the building. This one. It's not this one. No, there is a mistake. Questo l'ho detto tutto. No. Okay. This is a abacus. Here. This is an abacus in which one may find the relationship between the rationalistic module and the manneristic module. These manneristic modules change their role from a two-dimensional one to a three-dimensional one. Okay. Yes. The aim of this drawing was to study the relationship of a column to a frame, and also the meaning of the object, what I call the knot column, is a center point created by the intersection of planes through a column. The three-dimensional projection of such a single knot creates a complex and diverse image with its own shadow. Vuoi fare tu? No. Can we get back to the other ground? Ma la piazza l'abbiamo fatta. Ah sì? Sì, sì, ha già fatta la piazza, sì. La colonna siamo arrivati. Ok? This is one of the methods of analyzing the basic forms on which anybody could give an individual interpretation. It also could be considered not only as a drawing, but as a meaning of the concept of the shadow. Yes. Okay. Vuoi dire qualcosa? No. Arriviamo al Tuscolano qui. No, there were two drawings. Non c'è più niente. La piazza è la prima. Sì, and you talk about. L'ho già detto, sì. Yes. Okay. So go. Vuoi arrivare al Tuscolano? Yes. Yes, this one. This is the square, yes. Sorry about that. This is the square I've been talking about before. Say again. Each of these basic forms encloses a prototype, a spatial situation as shown with this square.
This drawing rediscovers in architecture Braque's experiment to take the table away, leaving the objects on it self-standing. Okay? La piazza veramente. Questo che cos'è mai? La scala. This is all the same. Yes. Oh, no, no, no. Questo è Vienna. Seem to be some problems with the way the slides appear. No, because there are different machines, you know? Vienna? C'è tutto il tuo No. Yes. Yeah. Beh, che fa? Yes. Questa di cos'è? Tuscolana? No, Roman Aqueduct. Eh? Vabbè, questo. Questo. This is a Roman Aqueduct. A great infrastructure, territorial infrastructure of the Roman countryside. Yes, you can go. Detail of the pillar archivolt and continuity in the Roman wall. Yes. These are 50 public buildings. All these buildings are in a quarter of Rome called Tuscolano, which is on the outskirts. Okay. Relationship between speculative buildings and historical presence. You see the old bits, the Roman bits, and the new buildings. Yes. Awful, horrible speculative buildings on the outskirts of Rome. Yes, there are two slides. Okay. This is the same. That's the same thing. Okay. Perspective, no. Niente. Today also a reality. Mm? Yeah, this is today's urban reality in Rome, on the outskirts of Rome at any rate. Sì, gli ho detto adesso. This is all speculative buildings. Perché il prossimo è la prospettiva di Antonio, non lo posso dire ancora. Eh? Il prossimo? Ok. Perspective. Antonio's aim has been to attribute meaning to a spatial density which has been run down. Restoring the quarter with a square conceived as a social service and public place. The appropriation of habitable and natural spaces. Asymmetry. This project by Antonio Pernici is for a square in the Tuscolano, a quarter on the outskirts of the city. His answer to this urban reality has been the project for a square conceived as a void, not as a void, but as a figurative opportunity. The historical city, technologies, flexibility to a collective modification, finally an opportunity for creative behavior. The structure of this project is pointillistic and objective. Every point is potentially a meeting place of projections and convergences and offers a choice of spatial behavior. Non ce la faccio. Vieni. Go. Vieni. Sempre bella. No, vieni. No. Yes. In the left. Yes. Questa, Vienna. A psychiatric hospital in Biella. This project has been devised as a vast internal space. The first intervention has been to establish in the first phase of the construction an element that could become architectural image, urban sign. From this,
The arch was chosen on the one side for its ability to recall the architecture of great open spaces, such as the roofing of industrial buildings, stadiums and swimming pool. On the other side, its symbolic width has the power to recall history and propose messages. The growth of the construction of this project is not the traditional one from below to the top. These are historical samples of the use of the arch. Okay? Calcografia, this is the Museum of Etchings in Rome. Okay? Yes. The museum room. Metti. No, metti la room. Ecco questo, no? The museum room is considered as an exterior space. The space set aside for the display of the prints is conceived as one great inclined plane that allows global vision from the street. Inside, the visitor can approach the object, touch and freely walk around it. Okay? Just a moment. Bene. This inclined plane is thought out as a section of one volume, sectioned itself by minimal parts. Questa è la sala delle mostre, no? No, perché non si può cambia. È vicino alla fontana di Trevi, ve l'hai detto? No, è vero. Sì. Building is near the Trevi Fountain in the middle of Rome. Bene? Yes. In the exhibition room, the theme itself of temporary permanence requires maximum flexibility in the use of environment. This has led us... This one is the first hall, and this one is the second hall. You see? Okay. I want to explain to you the relation between the two rooms. This has led us to plan different heights in the section and various spatial partitions. Space is conceived as dynamic and theatrical machine. The plan. The plan detaches itself from the preceding one. This rotation defines an environment in the environment itself. Questi sono gli strumenti di lavoro del La Valle dei Templi, okay. The Valley of the Temples is the name of this project. But we did a minor story in Rome. A little room, you know. This is a laboratory experience realized in 2 years. We placed on a plane the plastics of our projects with some chosen relations. What is a city? Not what rationalistic architecture tries to attain through a reassuring control of the elements, but rather what we see in a banlieue such as Rochberg might use for his experiments. We just used a part of the body, you know, like a measure for the project that we're going to be very near, you know. It's something like the hand of Le Corbusier. Mm-hmm.
Try and measure the spaces of a city. You'll find them irretrievably filled with places not susceptible to measure. This work for an exhibition for Lucia Latour in Rome. Nello studio? This was done in the studio as well. In the same room. This is an example of a spatial intervention in an environment derived from laboratory research. La colonna qui, quindi. Va bene? The column is seen as a starting point of a series of spatial situations born of the initial pointillistic rhythm that tends towards negation of itself. I colori cambiano? No. The colors, white and black, develop into light and darkness, a pit and an opening, interior and exterior, in the context of the window. Il pavimento ci vuole. Those are the two windows. The two windows, you know. One, it catches the city inside of the room, and the one close the city outside from the room. See. We see the floor again. Yes. Right. The rhythm of the black floor that threatens our passage is opposed to the complex crossing of the forms created by the faces of the phrases of the ceiling. This is the window that takes the light. Paola, vuoi che dico quest'ultimo pezzo? Yes, maybe it's okay. Finally, we would like to add that our main aim has been to rediscover through our own individual creativity a new vision of what the future could be, and not to take for granted everything already discovered about the history of architecture and, of course, of the basic forms. The principle in which we believe is to consider design as a realistic possibility of expression, i.e., even the drawing of a tree is a project. We may have the light. Yes, good, go. Well, the group elaborator prepared to answer questions. Which, of course, maybe. Difficult, and so I presume that one of you will translate. Yeah? Yes, of course, you. Paolo, vieni qua, così rispondi anche alle domande. No, è molto meglio, scusa. No, mi aiuti, cioè, no? A me ti puoi alzare da lì. All right, I will do the traditional thing when there hasn't been a question yet, just to ask the first question, which was really a question involved in my introduction, except that Warren Chalk is about to rescue me. Either that or he's scratching his head. Derived from traditional
Yes, I may answer you. In other words, I would love to know if you have sort of source materials such as we have in this country. Presumably it is very simple. Especially I'm interested in, for example, you use quite often a rectangle within a rectangle, and the inner rectangle recedes. Per esempio qui è una base culturale, l'uso del rettangolo e del rettangolo che segna un angolo. Se c'è una cosa simile del gomma. You know, and I wonder where you get this source material from. Cioè da dove prendete per il source della materiale? Beh, è costruttivo. Sì, you may answer, you know, if you want. Yes. Answer. Cioè, yes. Warren, I can answer you. I told before that we have been working with many sculpture and painting people, you know, like Achille Perilli and Cintoli. Maybe you don't know the name, but they are very well known in Italy, you know. So the problem. Yeah. Yes, we have been working. I mean, we are still working about. But I was wondering whether it went back further than that. Yes, of course. Of course we did. Yes. Yes. E quali sono queste risorse, queste soggetti di ispirazione? Quali forme di. Cioè, per esempio il Bauhaus. Il Bauhaus è tutto lo studio no, della. Dice italiano. L'astrattismo milanese, per esempio, lo studio di Terragni. Yes, we are talking about Terragni. I mean, we just have him like a teach, like Terragni, and for a painting, like a Veronese, and then Cattaneo, and then even Libera, and everybody that worked in the same period, you know? What about your form? L'educazione formale, da quali sono state le basi della educazione? Did you all study it? No, I mean I want to answer that we are a group, but each of us are a different person, you know? So we have different qualities. I mean I look more to the painting world. Yes, of course, we had been all together studying, yeah. But each of us are different. But some joined the group slightly later than others, yeah? Yes, maybe. I would like to ask you whether you think it's very important that now that you are identifiable as a group, and that your work is published in a lot of magazines, that you become more self-conscious about the consistency of the formal language. I think this is something to do with a question about exposure, but it's also a question, in a sense, about the group policy as far as formal language. Because it might be said that, in particular, the exhibition around the corner is trying to make a kind of sideways-on reference to the immediately identifiable diagonal geometry. Yes. I mean, can you comment on that? Yes. 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 Certo.
The answer what I may tell you, you know, it's Peter, I mean, I can't stay here. So the answer that, I mean, I just can answer by what's about myself, you know. I was looking at the rationalist culture, you know. Like I think that need an answer. And the answer was something about the mannerist work. So I did some drawings about what was the modular rationalist and what was the answer of the about this module, you know? Can you follow me? Mm-hmm. You heard me. Yeah. I mean, I can answer for me. But your observation of the group would be, would you say that now the group projects made by the whole group are trying to have a consistent kind of formal vocabulary? Yes, but I just answered for myself, I mean. Cioè, posso dire una cosa che yes. Tu potevi dire il cartellone che avete visto? L'abaco. Ha rappresentato proprio lo sforzo di sintetizzare alcune parole chiave, no? Che abbiamo scelto tutti insieme. The collective efforts of the group to synthesize words that are chosen together to get their meanings and values side, so as a group. Diciamo, è una prima scelta è stata quella di catalogare alcune parole, diciamo, specifiche, e una seconda è stata quella di valutarle, no? Cioè in un loro significato metaforico, cioè non strettamente funzionale, ma legato a un concetto più fantastico. In other words, they made a catalogue of words and then they went on to look for the metaphorical meaning, the further meaning assigned, the significance. All this was again brought in the group. Cioè è quello che si può dire una ricerca testuale, no? Cioè di riferire ad ogni parola un contenuto. Give to each word a meaning, a symbolical meaning. O se preferisce di risemantizzare una parola o degli elementi, cioè associando ad una parola degli elementi, dei luoghi o delle situazioni dell'architettura. And to so add to every word situations and places connected to an architecture. Give it further meaning. Warren. What? The non-existence of color in the work. Is it intentional? Some of us, you know, not all, but some of us use the color. No, it's not intentional. E poi digli che visto solo diapositive in bianco e nero. But your own work, if I... Paola, your own work as a painter is actually coloured, although it tends to use primary colours. But it is noticeable that even in, say, the one built work that you show, that apart from using the colour of timber, it tends to be non-coloured. Sì, cioè ha notato un uso di non-colori, per esempio nell'uso del legno, nell'uso di questi materiali così, no? Mi sembra importante più che sottolineare l'uso del colore, sottolineare l'uso della luce. It's more important the use of light rather than the use of color. Personalmente penso che sia più importante nella nostra cultura figurativa e pittorica italiana l'uso della luce più che del colore, perché la luce fa riferimento alla misura dello spazio. This is related to Italian figurative culture as well, where light is connected with measure of space rather than color. Il colore è, come diceva Duchamp, retinico. La luce è mentale. Light belongs to the brain, right? Color is a sort of more physical, immediate. La luce è una sintesi di più colori e oggetti e spazio, come diceva Goethe.
light is a synthesis of colors and space. Why is the group in fact called elaborate? Is it the search for complexity or... We just find this name, you know? There was no trouble about it. Cioè ha detto perché il gruppo si chiama Labirinto. You may answer if you can. Yes, what? It is to sort of describe the complexity of research. Yes. If you... It's disappointing because you have to... Posso rispondere alla domanda perché ci chiamano Labirinto, no? Forse avete visto la costruzione che abbiamo fatto all'ArtNet. All'ArtNet abbiamo costruito un oggetto che ha le dimensioni di un modulo architettonico, come una residenza. At the ArtNet, have you seen the exhibition at the ArtNet? They built a structure which is about the size of an architectural module, with a sort of a home, a residence, an individual residence. Questa è, diciamo, una anima razionale dell'architettura. Il modulo è un modulo che deriva direttamente dalla storia della struttura razionalista e del disegno razionalista della città. No, it's too much. Questo modulo è l'anima, rappresenta l'anima razionale dell'architetto. The rational soul of the architect. La storia del disegno razionalista della città e dell'abitazione. History of the rationalist drawing of city and human dwelling. Ma l'architettura è un fenomeno molto più complesso. The architecture is much more complex than that. Per l'appunto labirintico. As a labyrinth. All'interno di questo modulo razionalista esiste infatti tutta la complessità dei problemi della città e del corpo umano. The complexity of the problems of the city and the human body. Come in una persona esiste una figura, una giacca, delle scarpe, degli occhi, una bocca. E questo probabilmente è un problema semplice. Such as you have, you know, eyes and features and clothes and things and human beings. Esiste all'interno della persona dei problemi di ventre. You have interior problems to that human body. Dei problemi di libertà o di non libertà, dei problemi di complesso, dei problemi di sesso, dei problemi estremamente più complicati e più e di meno difficile organizzazione. Complicated problems of interior organization and sex and all the various problems that can beset the human frame. Questa struttura per noi ha rappresentato proprio la messa a fuoco di questa doppia anima dello studio dell'architettura. This structure focalizes the double soul of the study of architecture, the two souls. In the declarations at the beginning, you are rejecting the city as something that uses people rather than being used by them. Okay. Then you were manifesting against the rationalistic approach to structure. That either a parallel, do you see the city itself as evil because it's rational, or how do you, can you speak more, how do you see the city in terms of rationalism? Prima avete detto che la città usa l'uomo, non l'uomo usa la città, eccetera. Questo attacco alla città, diciamo, a farsi completamente razionalista, deriva dalla razionalista. Questo attacco alla città? Ma i wants, lui... Connessa al vostro rifiuto del razionalismo. Cioè, gli puoi rispondere che la città razionalista non ha risolto nessun problema umano e funzionale. I think the rationalist city it has not been resolved any
function and the human being. For any human being. For any human being. C'è questo tuo attacco alla città, è connesso all'attacco al razionalismo. Certo, ma ogni attacco a una cultura preesistente non significa negarla completamente, significa prenderne delle matrici e lavorarci sopra. Per questo parlavo di due anime. This attack to, you know, pre-existing culture is always not a complete negation. Obviously, Scott takes something from this preceding culture. And that's why I was talking about two sorts of architecture. Because there's always something tangible what's been going on, you know, before. It's never total negation. No, ha chiesto che cosa pensiamo della città. Beh, che cosa che immagini? Sì. Christopher Dean. Beh, posso rispondere spiegando il progetto. Sì. Qui c'è un architetto. I don't speak Italian. Doing Italian phrase, il mio dispaccio, io non parlo italiano. Firstly, yes. Freedom. Thanks. That's very nice. Yes. Very but, nice. Yes. But some questions. Yes. First, I think four questions. Peter, you know, have done a marvelous thing in inviting you to be here and tell us about Laberinto and some of the more, shall I say, non-understood elements of architecture which are fundamental to architecture, which normal practicing architects do not relate to or understand, but are fundamental to our whole trade. And it is marvelous that you bring the average architect's minds to bear on things which are perhaps subliminal, but no less important than actually putting brick on brick on aluminium frame on a curtain wall or something like that. What I appreciate very much is the fact that you have, by your exhibitions, tended to re-educate many architects into what is elemental in our trade or profession. Our work. And that I appreciate very, very much. And I would like you to tell our friends in Rome, like Carlo Vitelli, how much we appreciate the fact that you are here and all that. Now, to the heart of the city. You spoke about sort of the edges of architecture, which are seldom recognised, and when they are recognised, it's marvellous. And it is, for me, you know, super that you spell out these fine edges which lie between actual built form and the imagination
of spatial concepts. Is that the question? Two questions. One point you referred to very eloquently was regarding shadow. And you said the characteristics of shadow are seminal. You didn't say that, but they are seminal to the idea of real architecture. You have your own term for it, and I'm surprised that you didn't use it, because we understand the idea of chiaroscuro. Yes. Which is very much part of, you know, the whole idea of architecture. One other point, I was going to ask you why you didn't sort of spell out the idea of chiaroscuro, which is very much part of your work, shadow, light on form, and things like that. The other question that I want to ask is, would you care to make some statement on a similar idea of architecture which is known in your language as la danatura? And if you care to make some statement, it would be very, very nice. Mi risponde? Spiegami. Abbiamo due problemi. Innanzitutto tutto il vostro discorso sulle ombre, eccetera. Non è un problema perché non avete mai parlato di chiaroscuro, un elemento importante della cultura educativa, cioè nell'Italia, no? Diciamo dell'eredità italiana. E come seconda cosa vi chiedevo il problema della nostra. Risponde Antonio. Prima, quando accennavo al problema della luce, cioè rispetto al problema del colore, no? Ho accennato al problema della luce, che da Leonardo da Vinci in poi fa parte, diciamo, quel problema del chiaroscuro. When he was talking before about color and light, he was, you know, referring to the problem of light, which has always been, since da Vinci, an important part of Italian culture. Appunto, il problema della figura e della misura dello spazio di Leonardo da Vinci passa attraverso il problema del chiaroscuro che definisce il segno, cioè la realtà. In da Vinci, the problem of measure of space and figure goes through chiaroscuro, which is the light that defines. Sotto il problema della luce, cioè del chiaroscuro, quindi dello spazio esistenziale, cioè interno o esterno, esiste la struttura prospettica dello spazio rinascimentale, e questo è un primo caposaldo del nostro lavoro, diciamo, di tradizione. Dillo ancora, perché per lei è difficile. Sotto la struttura, diciamo, del chiaroscuro, che definisce che definisce l'ambiente naturale, esistenziale. Quindi l'ambiente. Quindi esiste la struttura dello spazio prospettico. I mean, defined by all this is the structure of space, the perspective structure. Se che sono un elemento piccolo. Quindi il nostro lavoro, diciamo, si basa, rispetto al problema della modellatura plastica, se vuoi, cioè della modellatura Le Corbusieriana. The other question we're talking about modellatura, yes, they're referring to the understanding of it. Non hanno parlato della cosa politici. No. Sembra come l'anarchismo contro orde, non è vero. Non ho capito. Non avete parlato di problemi politici? Sì, ma non c'entra niente col chiaroscuro. Ma you connect this with chiaroscuro? Sì. How? There is a connection
But it goes back to the 16th century. Look at that. It's not only Corbusian term, it's a traditional term in the Italian understanding of architecture. Yes, I know, but they're obviously interested in it from that point of view. Well, let's talk about it from your point of view. Non volevo parlare del concetto di modellatura in tempi più antichi, diciamo del 600, eccetera, certo. Mi interessa molto. Cioè, questo concetto secondo me. Posso. Era... modellatura, no? Dunque, diciamo che esistono della realtà, diciamo, ambientale, no? Esiste, diciamo, vissuta come fatto urbano, esiste. Il problema della struttura dei fatti urbani. The urban reality, you have a problem of the structure of the same reality. E della sovrastruttura dei fatti urbani. And the sovrastructure. Right? Chiamiamo pelle. The skin. Skin, no? Ok? Mm-hmm. E... questo è un problema molto difficile, quello che pone. Soprattutto perché è posto da un inglese in cui il problema della modellatura, della modanatura, girando per Londra, cioè è una città di modanature. Since London is very city where this problem is very evident, so it's very difficult to answer in English first this question. I would say that it's not evident enough in London. It's more evident in Rome. Cioè che è più evidente non è che a Londra. Yes. Okay. Okay. No, problema troppo grosso. It's silly because we are all political points. It's a natural problem for if not, I'd like to take this opportunity of thanking them, but just for information of anybody who is. Can you bang them through? Yes, of course. Yes. Yes. But what about the movie? Did we have the movie? Yes, but after the slides. I think it's better for the slides. We may see all together, you want. Yes, of course. Can we bang them on one projector, but yes. on the other, just to make it yes. easier? Yes, yes. Probabilmente sono più comprensibili agli inglesi, cioè a una cultura inglese, se riflettiamo un attimo alla differenza anche di situazione politica, culturale in generale, diciamo, negli ultimi 50 anni, diciamo, di storia tra Italia e Inghilterra. Non so se tu devi tradurre, io posso continuare. Se tu mi comprendi un po'. I wonder if I could come in on politics. I'm very interested. I remember last night that Peter said that he wasn't particularly interested in politics, and neither am I. I don't know about Colin. And it seems to me there are two obviously different political standpoints. One is politics in itself, whether they're the various political parties. And then there is politics in terms of the artist or the architect. The only sort of people I can that come to mind immediately are the Russian constructivists who got involved in politics. But I think that most architects and most artists carry on whatever regime is in power, doing what they feel they have to do. And I'd like to know what you feel about this. You know, Artigram was never a politically motivated party or a group in any sense. I'm quite interested in this political bias that you have. I'm very vague about it. I don't quite know what your politics are, but do you understand that yes, that there of course are I these can. Two? But you see, it's very difficult to.
No, I just wanted to answer. What I meant is, does it come out? Does it show? Does it show in the work that you are doing? Cioè lui quello che chiede. Or is it separate? Cioè se la politica è separata dal vostro lavoro, in quello che fate, o è integrato? Quello che lui non capisce, vorrebbe dei chiarimenti, è della vostra politica nel lavoro se è a parte il lavoro, se è integrato nel lavoro. E mentre Achigram, mi spiegava di Achigram, che non è un gruppo politico, ma artistico. E appunto quello posso continuare a spiegare quello che dicevo prima, che in Italia, no, appunto, è un paese, diciamo, industriale, molto diverso dall'Inghilterra. It's an industrial land, Italy is an industrial land, much different from... L'Italia, no, sta uscendo, diciamo, dalla situazione di paese agricolo, quasi del terzo mondo. The farm land that has always been then kind of part of the third world, and is coming into the industrialized world. E questo tipo di contraddizione con il paese europeo ha generato il fascismo. E la cultura fascista. Would you say that this then manifests itself in the work that they are doing? I fail to see. Can this. I finish the translation? I'm sorry. Yeah. And he said, is this got into a manifested into the fascist movement? Pre-war. L'unica cultura esistente in Italia dopo il futurismo è stata la cultura fascista. And after the futurism in Italy, has been the only culture was the fascism. I've never met an Italian architect under 50 who was right-wing. I mean, I've never met an Italian architect who wasn't conspicuously to the left of most English architects. Now, what interests me in that context is that when you have a homogeneity of position, which is, let us say, two or three generations of Italian architects never being to the right of a certain position, I've become, just as I would be if they were all to the right of a certain position, I become extremely suspicious. I begin to not count it as being important. In other words, it's just like if every building is built in brick. Yeah. You start to not talk about brickwork because it kind of goes without saying. Now what intrigues me is that in conversation, most Italian groups, not just yours, most Italians, maybe under 60 even, would claim to be part of the left, at least communists, if not further left. And so then I say to myself, well, that's all right, it's like buildings have windows. You know, it doesn't need to be stated, let us assume that that is so. And then what happens? But what is interesting is that, of course, the conversation always seems to have to, almost like a religious incantation, that the statements about left-wing politics have to be made, almost as if one says, you know, I can't just come here and say I'm Peter Cook, that I have to give you a preamble of what my politics are. This is a very fundamental difference, but I'm very personal here, because I am almost hysterically anti-political, you know, like I'm a political person in my non-politics. But I'm always amused by the Italians and their predilection for political diatribe. And when the final thing is done, they still seem to do work for big business. Most of them are rich. I mean, very few Italian architects of my acquaintance have come from poor families. Far fewer than even in England, and few enough of those. So you are actually the children of the bourgeoisie, at least, if not the aristocracy. And therefore, as always, you know, the conscience of the rich is that automatically you're extremely left-wing. Now, you mustn't blame me for being cynical about this. Mm. And I remember that it was particularly with Archizum, a group in particular, who take a very much more rhetorical political line than you do, and yet also at the same time make beautiful objects, but which can only be bought by very rich people. Now maybe it's a sort of Anglo-Saxon Puritan morality that reacts against this, that says, come off it, you know, what game are you playing? So, you see, then there's a second thing which intrigues me, which is really a rider to Warren's question, which is, if I look at the symbolism of what you do, yes.
I'm reminded of constructivist symbolism, primarily. I'm also reminded of games being played against the background of neoclassic symbolism. And what's interesting about constructivism and neoclassicism is that one, in a sense, draws a parallel between neoclassicism and fascism. Mm. I mean, I'm fascinated that modern Italian work seems to be going back to the love-hate relationship with fascisti architecture. And that, after all, constructivism was primarily, or was at best, created by a group of revolutionaries. The only thing, when you start to analyses, you find that the really constructivists were the ones doing their own thing. And they, I forget the names of all these people, less good, started to get very uptight around 1929 with these people like the Vesnins and so on, and saying, hey, you know, you're not really doing people's architecture, you're doing a sophisticated architecture. Mm. And from that date, one can trace the what we would call the lowering of architectural standards, and what they would say was more building for the people. What I'm trying to introduce here is several conversations. One, does the political basis actually have any direct result formally, which is the same question that you were asking. Secondly, does the homogeneity of a left-wing position, once it becomes so homogeneous, once it becomes so established, does it not simply become another kind of establishment position? And thirdly, that in your choice of symbolism, if you choose either constructivist symbolism or neoclassic symbolism, maybe you don't choose it, it just comes out of your body. To what extent do you think that one is correct in making these connections? Could this better be translated? Yes. It's been going on quite a while. Sì, può tradurre anche lui comunque. Cioè, il problema è che, cioè, dico un po' quello che ho capito io, poi dice anche lui. Cioè, il problema che dice Peter è questo qui. Lui dice, perché fate un discorso politico quando poi, dice, questi stessi oggetti che voi fate vengono venduti? Lui dice che... principalmente dice che ha visto in Italia avere una situazione sempre in cui a sinistra, qui tutti gli architetti stanno a sinistra, più famosi e vengono da una certa classe bourgeoisie o aristocratica e sembrano di sono sempre tendenti a sinistra o anche al di là della sinistra e che producono delle cose e che vengono vendute principalmente ai burocratici, no? Producono degli oggetti e li vendono a una certa classe sociale che esiste in tutto il mondo, ma anche in Italia, e che solo pochi comprano, eppure come idee politiche sono a sinistra, no? Cioè è un contrasto. Una contraddizione. Ecco, è un po' una contraddizione anche al modo di pensare in inglese. Io stavo cercando di allora, scusa, allora lui ha detto, dice, finiamolo con questo gioco, finiamolo scoperto, non copriamo con la politica quello che in effetti si può vendere. Certo. Capito? Io personalmente sono abbastanza d'accordo con quanto ha detto Peter Cook, nel senso che moltissimi degli architetti che operano culturalmente in Italia hanno oggettivamente questo atteggiamento. L'atteggiamento nostro è completamente diverso. Quando noi parliamo di politica ci riferiamo piuttosto a un discorso quale potrebbe essere, facendo un paragone, al problema che avevano Breton o Aragon quando nel 1935 in Francia dovevano scegliere ideologicamente fra una certa cultura e un'altra cultura. Quando noi parliamo di politica non parliamo esclusivamente di una politica che si rispecchi immediatamente in una posizione immediatamente a sinistra che non coinvolga l'operato dell'architetto. Il nostro problema politico è molto più simile appunto al problema che avevano i rappresentanti del gruppo surrealista
nel 35. Ho voluto fare questo esempio perché mi sembra estremamente più adeguato, diciamo, alla nostra posizione, di quanto non sia paragonarci a una posizione abbastanza corrente degli architetti oggi di sinistra in Italia. Se qualcuno può tradurre questa. Hai capito un po' il mio discorso? He's saying that Manian's position, or your position, is similar to that of the surrealists, and because of the choice that people like Aragon and Breton had to make between two radically different kinds of cultures. That's a very brief summary, maybe. Anche quello che posso aggiungere una cosa, riprendendo il discorso di prima, cioè, diciamo, io sono d'accordo a venire allo scoperto, no? È chiaro che, dico che in Italia comunque, no? Cioè, l'unico interlocutore valido, e questo forse spiega, diciamo, perché, diciamo, degli atteggiamenti culturali sentono l'esigenza di coprirsi a sinistra. L'unico interlocutore valido è, diciamo, una forza politica culturale di sinistra, in quanto, come dicevo prima, diciamo, dopo la cultura e l'egemonia della borghesia fascista, cioè, appena fine la guerra, ci sono stati questi 30 anni di interregno, diciamo, di terra di nessuno, che culturalmente e politicamente non hanno dato niente in Italia. E si vede, diciamo, la crisi che sta attraversando l'Italia. Ora, questo si vede, diciamo, nel nostro caso specifico, nell'amministrazione del territorio, cioè le nostre città e il nostro territorio, diciamo, e quindi tutte le culture antropologiche, che in Italia sono molteplici, regionali, sono andate dilapidate, diciamo, in un fenomeno non solo di crescita, che non è stato solo di crescita, cioè finora è stato spiegato soltanto come una crescita di un'Italia industriale, ma è stata una dilapidazione reale, diciamo, di contenuti e di culture. Diciamo, l'interlocutore è per questo che si pone il problema politico, perché noi in Italia, come, diciamo, operatori culturali, non possiamo fare a meno di confrontarci con una forza di sinistra, perché questa forza di sinistra non è un'astrazione, è una realtà politica reale che ha prodotto le uniche analisi e intelligenze valide in Italia. Tutto qui è un dato di fatto, non è un gioco. Ora, rispetto a questo dato di fatto, si può giocare, cioè ci sta gente che può giocare, ci sono figli della borghesia dorata che possono giocare di un modo. Io personalmente non sono figlio, né nessuno di noi è un figlio della borghesia durata, e quindi non è un gioco. È una contraddizione, questo sì, ma non è un gioco. I think probably it would be best to translate this. He's saying that it is far from being a game that they, or a number of Italian architects, find themselves essentially to the left politically. It's due to the fact that for a whole generation and for many years, the political position of the political strength of Italy was in a fascist direction, right-wing direction. And that period was a very great period, which eliminated a lot of the cultural and intellectual life of the country. And therefore, in this grayness, in this vacuum, the left-wing politics, the left-wing analysis of the political and cultural milieu was the only one which, in fact, was a clear understanding of the cultural milieu of Italy. And one which, in fact, was one which we could find affinity with. Therefore, they find themselves inevitably and very clearly, very consciously on that side. Therefore, it is no way a game; it is a necessity, and a necessity which is the only form of counteraction which you can have against the previous years of annihilation of a certain culture. Now, it is true that they say that it is easy for some people to play with it. For some people, it is a game. In their case, they are not part of the wealthy aristocracy, and in their case it is very much of a choice. But I have one question leading on from what Peter was saying, which is that there is a distinction between your work as it appears and the way in which you present it, and that... There's a distinction between your work in the way in which you present it and also from the performance that you did last night,
and that done by many other Italian groups. There is a certain, possibly deliberate, possibly not deliberate, confusion and complexity. And I wondered whether that attitude, which is, let's say, not as smooth or slick objects presented by other groups, is in itself an indication of your difference in attitude. That not only are you not so much concerned with producing impeccable objects for the consumption of the bourgeoisie, but also ideologically, in terms of your attitude, you also reject the, you know, the political and economic implications of their inactions. But then in that position, how does your museum come? Because your museum is a fairly smooth... How's your what? Your museum is a fairly smooth object, and one wonders where the position of that object is. Right. Quello che dice è che basicamente da quella presentazione che avete fatto ieri viene fuori che il vostro lavoro è completamente abbastanza diverso da quello che succede in Italia e che può essere capito come una forma di forme interessanti, di lavoro interessante o di qualche cosa sì. Non sono oggetti di lusso, perché la produzione degli altri architetti italiani di posizione politica che ha una similarità con la nostra è una risolta nella produzione di lusso, ma quello che ho visto ieri è un poco più complicato, è un poco più anarchico. Certo. Vorrei sapere se quella produzione è deliberatamente così o no. Sì, è deliberatamente così. Sì. E voglio sapere per il museo. Il museo ha avuto... Sì, la posizione del museo, perché il museo, è bellissimo. Il museo ha avuto le stesse caratteristiche di lavoro di laboratorio, proprio perché è stata una committenza molto particolare attraverso una persona con un'ideologia molto simile alla nostra, per cui ha avuto le caratteristiche della progettazione tipiche del nostro laboratorio. Il risultato è un risultato che ha delle materie diverse, solo questa è la differenza. La critica che fanno gli architetti inglesi è una critica che è puritana, ma pensano che la posizione politica degli architetti italiani è una posizione estetica, una posizione astratta, non è una posizione reale. E la relazione tra la retorica politica e la produzione architettura non è chiara. Sì, ma io credo che non si possa assolutamente far coincidere un'astrazione con una retorica, cioè sono due problemi completamente diversi. Nella nostra cultura il momento dell'astrazione è estremamente importante, poi specialmente nel campo dell'architettura abbiamo tantissimi esempi anche nella storia più o meno lontana di architetti che hanno disegnato con delle architetture con un fortissimo grado di astrazione, ed è stato un momento di studio e di comprensione e di conoscenza della realtà del tutto particolare, perché effettivamente è un modo molto diverso quello che usa Piranesi per esempio nel disegnare degli spazi assurdi che non hanno misura, non hanno luogo, non hanno realtà intesa tra virgolette, però sono delle architetture che tutt'oggi sono guardate con il massimo dell'attenzione e sono studiate dagli architetti di tutto il mondo. Cioè, eppure rispetto a questo problema dell'astrazione o della concretezza possono essere considerate quanto mai astratte. Cioè è un tipo di approccio con una conoscenza della realtà architettonica. E questo che va anche chiarito è un momento dello studio e della progettazione, non ha niente a che vedere né con un gioco né con una retorica né con un distacco dalla realtà. È un momento. You may translate. I couldn't, it's too fast for me. È troppo rapido. Ho capito, ma è troppo rapido. It's a moment. What she's saying is it's a moment. It's not anything in itself as a rhetoric of what I sorry
many architects have been looking at different things, like Piranesi drawings and things, and they've been studying up to now, and always trying to formulate certain ideas and things up. And what they're doing is simply a movement, not a way of è un modo cos'è che hai detto l'ultima parte che non ricordo esattamente. No, ho detto questo, che è un momento della progettazione, cioè è un modo di conoscenza, è un modo di progettazione architettonica. It's a way, and there is it's a way of planning and a way of understanding. What, studying Piranesi? Well, I was wondering what the group's feeling was towards what we call the glossy magazines, such as Casabella and Domus, and the whole attitude one gathers over here in England from Italy of high technology and so on, yeah. And whether you discard that. Yes. We answered this question because it was a question which I was asking in a different form by saying deliberately yes, you know, and the form of graphics and the presentation that I make is a deliberate reversal of the slickness of what the other Italians are producing. Yeah. But I think the first question we asked at the beginning is maybe of the building which was a building in the middle of a city. Yes. Can you say a bit more about this in relation to the political objectives? Yes, I think this is the one which illustrates best your attitude. Yes, because, you know, the first time I met Peter... Just a moment, so not perdo il filo. The first time that I met Peter, you know, and I came in London and with my book about our project, you know. He just saw the square done by Antonio, and he was looking to the pilastro, how do you say? Pilar. Column. The column, you know, of this square, you know. And he just answered to me, maybe an English person, we're going to make some terrazzi, a window. Some balconies or window on the basement of this space, you know? Yes. What I really want to say, that there is a difference, but I can't know where it's the problem about, you know? The only thing I want to really say that I don't believe in any different from the drawings that I do and the drawings that Peter does it, you know? Because the meaning that what we are going to say, it's the same. It's only a different drawings about, you know, this meaning. I mean, he has in the back of his person the pop art, and we have the constructing, but the meaning it's the same. You have what, sorry? Constructive. And maybe he looks at the pop, but the meaning it's the same. Yeah. But then we have many sources, don't we? All of us. Yes. We don't just look at pop art or constructivism or the space program Piranesi, I mean. Cioè ti diversi punti da iniziare, allora ci sono diversi punti. Ci sono molti punti dove potete iniziare, cioè il costruttivismo. No, abbiamo diversi punti di riferimento all'inizio. But it still comes back to the fact that I don't see it as being politically based. Però non lo vede come un fatto che è basato su una base politica. I mean, I look at this. I mean, you have to explain what you mean, but I'm not interested in your politics, by any means.
Dice che guarda i progetti e non è, non gli interessa per niente la situazione politica. È giusto che sia come. Forse non importa, ma credo che nel, non so come si chiama, ma il disegno della piazza nella città ha una significazione politica, ma non l'ho capito bene. Maybe we can talk about that. Senti, no, io quello che ti volevo dire della piazza, la prima volta che ho visto Peter, lui mi ha visto questo pilastro e ha detto... E ha detto un inglese avrebbe messo un giardino, una finestra, un cortile, una terrazza, no? She's talking about the English picture, right? No, yes. I got that. Yeah. No, I mean the Italians, that piazza that we're talking about, I don't know, with you, put a column appears, and I don't know who else, I think you said, an English would have put an English garden or Romanticism. Yes. Yes. But there's a linkage between the English picturesque and the non-polemicism of English life also. I mean, I think there's always a strong link between the fact that we tend to be episodic. Mm. We tend to, for instance, when writing, tend to string a book together based on a series of episodes, with perhaps not a conclusion. Whereas most European countries, there is a statement being made by the book, to which the book is moving towards. And the same in architecture, we tend to be episodic, we tend to be romantic. Not exactly romantic, we tend to be picturesque. We like fiddling away. While the most Europeans who will wish to make a great statement, and I think then the same difference affects our politics, which is that we get bored outwardly. This is cultural, not political. Politics is a wing of culture. Yes, but there's a great distinction between culture and politics, in my opinion. Posso dire una cosa? Che rispetto a questo discorso politico, no? Cioè la politica è una forma di organizzazione, diciamo, sociale di alcuni bisogni. Basta. Dicevo che la politica è una forma di organizzazione, appunto sociale, di determinati bisogni umani. Is saying that the politics is a is a part of the structure which it's needed for the social for society and the for a social structure. But does it keep you together more, the political aspect, than the architectural aspect as a group? Excuse me. Se ci interessa di più l'aspetto politico o l'aspetto culturale. E io questo stavo per dire. È la stessa cosa. It's the same thing. I can't make any difference. This is what we would stick. You see, I don't believe that there is a necessity for such a structure. I'm very cynical about any structure. Look, Peter, but there is a different reality in Italy. You know, we have something that we have il Partito Comunista, no? Come oggettivo. We have a queen and nobody takes her really seriously. This is the great advantage, because once you've invented her, you don't have to take it seriously. If we took her seriously, it would be desperate. This is why I can't understand why you take your politics seriously. I mean, if you could treat your politics like we treat the queen, you'd have a marvelous point of departure.
Che cosa? No, dice che c'è la regina e guarda. Non è come mai noi prendiamo la politica seriamente. Se loro dovessero prendere la regina, scusa, prendere la politica seriamente sarebbero... Certo, perché il mondo della regina è un mondo del passato, no? Il mondo comunista è un mondo del futuro, che si porta dietro molte cose, però. Ok, what's the same joke? He's saying the world of the queen is the world of the past, and the world of the man is the world of the future. And that is an essential difference. I just don't agree. But I think this is a dead alley. We've had it many times before. With I think that England... But I really believe that England is a place where you may stay and you may work as well as possible. I mean, Marx came here and he wrote The Capitalist here, you know? Mm. And it's a space that it's possible to do everything you want to do. You know, and here in London it may come, I mean, even in your gallery, it has been before our exhibition, an exhibition about the Ireland fighting, you know. And so for us it's very funny because if you have a tendency, you have to respect this tendency, you know what I mean? Oh, yeah. This is a political way of the meaning of the cultural way. But I'm very cynical about it. I can show work in the gallery which I'm cynical about. That fits because, exactly because to my Because London it's a such country, you know, it's a free, I mean, it's a free country. I mean, anybody can come here and just do really what they want to do, you know. I'm sure of that. I mean, Now, what I'm saying is that he said earlier that he felt that there was a necessity for a political structure. Yes. And this is what I would basically question. That I find that as soon as one erects a necessity for a particular structure, whether it's political, religious, social, artistic, mathematical, politica, whatever, sociale, I start getting suspicious because that becomes dogma. And dogma, in my view, is limiting, it's a prescriptive situation. It doesn't matter whether it's political or mathematical or... Ma senti, è così difficile riprenderli, dico, far capire loro che in Italia, come dicevo prima, in Italia ci sono 50 anni di vuoto culturale, oltre che sociale, della stessa borghesia, non c'è niente. La borghesia ha prodotto soltanto il fascismo e dopo la caduta del fascismo è stata una continuazione peggio del fascismo e l'unica realtà è una realtà cultural movement during the fascism and it's been carried through in a different way after the fascism. In una forma differente. Certo, no, la stessa forma. In una stessa forma, in the same way. After the fascism. Can I slightly change the subject? I was interested in the sort of theatrical side of your work. Era interessato a scoprire qualcosa d'altro. Era interessato a scoprire il lavoro teatrale. Go ahead. I was just interested in the sort of theatrical side of your work and the sort of magic and the use of shadows and forms and so on. È interessante scoprire il lavoro teatrale attraverso il vostro le ombre, le forme, eccetera. Quello, appunto, quello che rispondendo anche a lui, no? Quando gli parlava degli architetti italiani che sono visti dagli architetti inglesi, posso andare veloce, tanto ripeto cose già dette, no? Sono visti come più avanzati ideologicamente, ma astratti non mi sembra la parola adatta, cioè, quello che dicevo prima, in Italia dico, c'è una politica di fatto che non permette agli architetti italiani, colpevoli loro stessi, di fare delle realizzazioni architettoniche di qualsiasi tipo, che ci abbiano un senso. Dovuto a un fatto politico preciso. It's due to the political side, the architectonic side,
a movement in Italy is it's been abstract because due to this restricted by ristretto da questo politico da questo questa politica. Quindi il mondo fantastico è un mondo del disegno. So it's restricted in nowadays in, due to this political situation that has been to now and therefore it's into a graphic disegno piranese into il mondo della mente dell'astrazione, perché nella realtà per realizzarsi dovrebbe venire un'alta classe sociale, almeno si spera che le cose cambino, perché questa classe sociale è talmente stupida che non permette neanche, diciamo, i livelli della borghesia europea più alta. È semplice il discorso, non è un gioco. So therefore, you know, there's a need of a change of this political situation. Con questo chiudo il discorso politico. Sì. Aspetta un attimo, che ti dovresti ripetermi l'ultima parte di questa affermazione. La classe media politica. Cioè la classe borghese italiana ha costruito uno Stato e una società così stupida, così noiosa, così deprimente, che non ha prodotto nient'altro che quel buffone di Mussolini e del Papa. Sì, però tu parli sempre, scusa, ma io faccio un'intervista. Parli sempre di Mussolini e della funzione architettonica del fascismo, però certo. Degli ultimi 30 anni c'è il vuoto e non c'è pianificazione territoriale, non esiste niente, non sono mai rientrati that's why I intervened myself. I mean, he's insisting always on this fascist architecture he's talking about, which was was born during the fascism and after the after the fascism there is the emptiness, absolutely emptiness. But how would they regard then the work of Aldo Rossi, which to me often looks very fascist? Okay. Fascist. Infatti l'unica tradizione culturale, diciamo, di riferimento in Italia è il Novecento fascista. In fact, the only riferimento to the 19th century Italian movement is the fascism. Il futurismo. So by a rather group, some of the current Italian architects, although they would be communists, are wanting to build things which are very similar to fascist buildings, yes. Because they're looking to common sources. Now, what is interesting is if you create an analytical and cultural parallel with that, because I think the clue is that in both cases they are looking towards a disciplined position, that the instinct is towards a dogmatic position. And so in that sense you could say that in, you know, whether it's a fascist architect going back to the 19th century or whether it's a rationalist who happens to be a communist going back to the 19th century, it is in this precise operation of the search that the clue to the similarity lies. And this is my fundamental distaste with Italian architecture, is that it is always searching for a dogmatic position. And it doesn't matter to me whether it's one dogmatic position or another, because they search in the same dogmatic way. And this is why I'm suspicious of dogmas, whether they are cultural dogmas or aesthetic dogmas or political dogmas or religious dogmas or, you know, social dogmas. I think it's an attitude of mind which transcends centuries. I mean, okay, 50 years you've had a rough time, but, you know, if you look at it over a broader situation, you know, you can say that most European countries have at some 50-year period in their history have had a rough time. I mean, I think the most intriguing country is somewhere like Holland, who's not only had to fight the Germans and maybe the English, but also the sea. And yet they still come out of it as a people who are optimistic. Now that's fascinating. But this is a rather long answer. I mean, maybe you can simplify. Yeah. Mm-hmm. Nice. I couldn't. I
Cioè, lui dice insomma che gli architetti italiani sia da una parte che da un'altra hanno sempre questa posizione dogmatica rispetto alla realtà, no? Per cui è pure difficile perché è stato lunghissimo proprio. Ecco, proprio questo fatto, insomma, questo fatto sempre di dogmatismo, insomma. Che sia pure sia di sinistra o di destra. Sia sinistra, sia di destra, è sempre una posizione. Infatti lui quando è stato a Roma si è definito umido. Certo, sì. Però gli devi dire una cosa, che lo sforzo che noi facciamo è quello di riportare alla luce un mondo della fantasia. La fantasia non è mai un fatto dogmatico. And it says that the fantasy is not a dogmatic fact, and what they're trying to do is to bring back the fantasy. E vorrei aggiungere che per noi la fantasia è un bisogno sociale, anzi una realtà sociale. And it's a reality, but in Italy the fantasy is. It's a social need. You succeed in bringing back the fantasy, that's for sure. But I don't quite know how or why. Cioè non sai esattamente come e perché, ma capisce che avete fantasia. Come lo fate e perché? Cioè non ho capito, scusa la traduzione. Cioè se la cioè lui capisce che c'è fantasia, ma non capisce come e perché. Come riusciamo a produrre queste cose? Sì. Cioè io ho capito. Cioè il laboratorio? Cioè non ho capito. Cioè giustamente loro non si rendono conto rispetto al discorso, diciamo, ci siamo messi in un vicolo cieco della politica. Sì. E non si riesce a capire il salto che esiste tra i nostri disegni, il nostro tipo di lavoro sulla fantasia, sull'immaginazione e il discorso politico. Ora mi sembra che questa sia una contraddizione che richiederebbe molto più conoscenza delle stesse Italia, dico, da parte degli inglesi, per capirci. Beh, io passerei sopra e farei capire, mi sforzerei di far capire maggiormente, diciamo, come appunto il nostro lavoro non è un lavoro istituzionale. Not an institutional work. E già all'interno della ricerca di architetti e artisti italiani è sempre un lavoro di minoranza. It's è un lavoro di opposizione work all'interno della stessa sinistra. Within the left political side and architectural and artistic field. No, spiega che all'interno della stessa sinistra, questo è molto importante. L'interior of the same perché la sinistra in Italia, diciamo, è il cervello che domina tutto il dibattito culturale. Non esiste dibattito al di fuori della sinistra. Questa è la realtà, purtroppo. No, per fortuna, per noi. Diciamo, però è questo. All'interno della sinistra. Capito? He would say, you know, that c'è dibattito solo all'interno della sinistra. Noi all'interno della sinistra apparteniamo a una corrente di minoranza che porta avanti un certo tipo di discorso, quello dell'immaginazione collettiva e pubblica come creatività sociale, quindi come bisogno, non solo case, non solo ospedali, non solo, diciamo, più servizi, non solo più autobus che funzionano, più treni che vanno, dico, e aerei che partono bene e funzionano, no? Cioè non solo un salto sociale d'Italia, ma noi crediamo nella creatività, diciamo, antropologica del popolo italiano, perché è anche molto diverso regionalmente, no? Ma io parlo a lui, capisce un po' italiano. What is the public reaction? Quindi portiamo il bisogno dell'immaginazione come bisogno sociale. Cioè sul bilancio dei pagamenti. Quindi il discorso che faceva Peter all'inizio. Scusa, Peter parla tanto, qua solo per l'anchino un po', non so, non si capisce. Il discorso della merce, cioè perché vi agitate tanto se poi il vostro problema è vendere? È il problema, sì, di vendere un bisogno sociale, dico, ma il discorso nostro è cerchiamo di venderlo
ha un sociale diverso, ha un'organizzazione sociale diversa. Tutto qui lo sforzo. E non è un lavoro dogmatico il nostro, è contro il dogmatismo. Infatti ci troviamo all'interno sempre del dibattito di sinistra grosse correnti dogmatiche, tipo Aldo Rossi, tipo tecnocratiche, Gregotti, tipo scuola romana. Ci troviamo tutto questo grosso establishment di opposizione, perché in Italia non esiste, ormai non esiste più un establishment di fatto, esiste solo un establishment di opposizione, di sinistra, che governa all'interno dell'Italia stessa, che è la borghesia di sinistra. E questo è chiaro, se non si capisce questo, come noi abbiamo fatto lo sforzo di capire le squadre, la regina, loro devono fare lo sforzo di capire l'Italia, se no non ci capiremo mai. Colin, could you give us a 2-minute wind-up? Well, I could try. Yeah. A lot of the subtleties escape me, it's really too rusty in my mind, but the main point is that they're stressing, and I think this is what we've missed, is that their own position within the left is undogmatic. In fact, there are much more dogmatic movements within the left wing in Italy, extremely established, in fact, as a left wing establishment, so to speak. Mm. And it has very dogmatic, for instance, in the cases of Rossi, or it is a very also technological in parts. And their own position is, in fact, against that, and very much one which deals with fantasy, which deals with disrupting such dogmas. And they are saying that it seems to be very clear in their work, and that's in a way surprised that this doesn't come through. But what is clear is that it is within the left that that position is expressing itself, and within the left, their own position is not a dogmatic position. And I very strongly believe this reads through their work. Mm. Yes. And it's quite right that after spending half an hour talking about rhetorical political positions, in fact, if you look at the work, it is much more a playful game of combinations, and a very much more diverse game of combinations than the ones we've seen in other cases. Mm. And I think your question about the theatre and fantasy is the one which possibly we should steer towards. Because this is what interests me. I think it has been translated. Thank you very much. Anyway, voglio che parli un secondo degli oggetti, per il discorso degli oggetti. No, I just want you a little piece degli oggetti, dai. Questa cosa che dicevo degli oggetti. Dai. Se ci siamo capiti così, vabbè. Sì, non facciamo come il film ieri. Sì. Poi possiamo parlare dopo. comunque dillo questa cosa. No, io mi ricordo, ho amato molto gli archi da me, no? Quando ero, sono la generazione precedente, 10 anni più giovane, quindi quando ero studente gli archi da me sono stati la più grossa rottura, diciamo, nella cultura architettonica, no? Cioè il più grosso fatto creativo e fantastico. Ora a distanza di 10 anni, no? Soprattutto dopo aver conosciuto Peter e Warren, no? E soprattutto Peter prima a Roma, notavo, dopo essere stato in Inghilterra, no? Notavo questa grossa differenza, diciamo, che non è più politica e ideologica, ma è di fatto, che forse può spiegare e può aiutare a capire anche, diciamo, la differenza di immagini, se vuoi, anche se i contenuti sono gli stessi. Cioè che l'Inghilterra è, appunto, come dicevo prima, è un paese che appartiene a un'area industriale, che ha inventato la città industriale un secolo e mezzo prima di noi, e produce e appartiene a un mondo, a un mercato, che oggi è più realistico dire mercato, che produce industrialmente oggetti ed ha una società, anche se a livelli borghesi, con le sue contraddizioni, integrata, in cui il livello del pubblico è reale, è verificabile. E produce oggetti, quindi diciamo il lavoro del designer, dell'architetto, dell'artista, prima cosa è più integrato che da noi, cioè a livelli di verifica, diciamo, più avanzati che da noi, senz'altro, no? Perché lavora per produrre degli oggetti che vanno venduti, vanno usati, no? Diciamo. In Italia, proprio perché è un paese arretrato, è stato, non c'è questa produzione di oggetti, e tendo oggetti, tutti gli oggetti, diciamo, dal famoso cucchiaio fino alla città, cioè il territorio, no? Non esistono, cioè non esiste ancora questa grossa integrazione territoriale e umana, esistenziale, rispetto
cioè quindi diciamo soggettiva e pubblica rispetto all'oggetto. In Italia è un paese molto ideologico, cioè è una prefigurazione di una produzione di oggetti, capisci? Per questo è il problema della sinistra. Per questo noi lavoriamo più che sulla manipolazione dell'immagine degli oggetti, quindi la pop art e tutto il mondo anglosassone, lavoriamo più sul segno, sull'immagine come segno, quindi filarete, piranesi, perché è una prefigurazione dell'oggetto. Cioè quando io faccio un cubo, non è che voglio che sia fatto quel cubo, è un cubo ideologico. E questa è la contraddizione, che non vorrebbe essere però un cubo dogmatico. Scusate, non è un gioco di parole. Io vorrei che quel cubo non esistesse un domani, però è un modo mio dadaista di disegnare, invece di disegnare come farebbe in inglese il giardino, cioè tutti gli usi reali, no? Tutti gli oggetti reali di vita, i comportamenti, preferisco disegnare un'entità astratta che sta a simbolizzare, diciamo, però nei rapporti tra le cose, tra astrazioni, sta a significare, diciamo, una riappropriazione. Cioè, quindi il discorso è, diciamo, noi non abbiamo oggetti, li dobbiamo costruire, siamo una società che deve ancora costruire oggetti e comportamenti. E quindi usiamo dei segni e delle immagini che prefigurano una riappropriazione. È molto diverso, diciamo, in Inghilterra. Invece è il problema, cioè come lo capisco io, che è il problema di manipolare, no? Oggetti che soffocano, che sono sempre presenti, che condizionano un comportamento pubblico, hanno una loro efficienza soprattutto, invece da noi non hanno efficienza. I can translate the essence of the point, which is really that the great difference between Italy and this country is that here we have a tradition of industrialization, as we were saying at the beginning, which is such that the production of objects and the use of objects is integrated at a comprehensive level, at the level of the whole country, something which is very matter of fact. There are no real ideological positions to be taken with respect to creating objects. Whereas in Italy, and he used originally this idea of Italy emerging from an agricultural economy, in Italy the creation of an object is something that has to be prefigurated symbolically, that has to be expressed at an abstract level before it becomes a reality. Therefore it requires this, a different kind of attitude, a different kind of intellectual approach, which is essentially one of having to symbolize and to develop the signs before you develop the object itself. Therefore, the tendency to be more abstract. Therefore, the tendency to play with abstractions. And it is not a play with dogma. Therefore, in this way, you know, misunderstanding is very critical. Yes. It's a necessity to use abstraction as a way of combining things before those things can be brought out into the open. Yeah. Whereas here, it seems to be a sort of, you know, well-established stream of production it's more ad hoc. And more ad hoc. Yeah. Much more. Okay. Thank you.